Buonasera cari Color, trasmettiamo da Casa Italia, qui Lorenzo e Francesca. Oggi per l'Italia è una giornata piena di medaglie. Il trio azzurro si appresta a salire sul podio. Ce ne parla Francesco. Festa per gli azzurri nel campo della scherma femminile. La squadra, formata da Valentina Vezzali, Elisa Di Francisca e Arianna Arrigo, si è dimostrata degna di rappresentare l'Italia. Le nostre tre atlete hanno sconfitto nettamente la Francia, conquistando così il podio. Arianna Arrigo, già argento a queste Olimpiadi individuali di scherma, si è concessa alle nostre telecamere. Nome e disciplina. Arianna Arrigo, scherma, fioretto. Come vi sono sembrate queste avversarie di oggi? Questi inglesi che nonostante giocassero in casa, a me è sembrata una buona partita, non troppo impegnativa. A te invece? Sicuramente sapevamo di poter vincere anche abbastanza facilmente questo primo assalto. Ora arrivano gli assalti più tosti contro la Francia sta vincendo contro la Polonia e quello inizierà ad essere un assalto veramente tosto. Tu alla nostra età sognavi di diventare quello che sei adesso? Alla vostra età io mi divertivo tantissimo a fare sport e certo cercavo di andare alle gare sempre per vincere, ma anche se non arrivava la vittoria l'importante era divertirsi e aver dato tutto. E ci vuoi dare un consiglio per realizzare i nostri sogni? Beh, ci vogliono tanti sacrifici, perché per realizzare un sogno ci vuole allenamento, bisogna rispettare il maestro, l'avversario, quindi tanti sacrifici. Grazie. Ciao, grazie. Ciao. Facciamo un passo indietro. Ieri abbiamo assistito alla partita di pallavolo Giappone-Repubblica Dominicana. Ce ne parla Giovanni. Ieri siamo andati a vedere la pallavolo femminile a Earth Court. Non abbiamo avuto la fortuna di vedere la nazionale italiana, ma abbiamo visto il Giappone contro la Repubblica Dominicana. Entrambe le squadre sono nel girone delle azzurre, che hanno affrontato la squadra della nazione ospite vincendo nettamente e guadagnando il primo posto nel girone a pari merito con la Russia. La Repubblica Dominicana, giocando di potenza, ha provato più volte a imporre il proprio gioco, ma con scarsi risultati. Il Giappone, più forte tecnicamente, guidato dal contromano Saori, si è dimostrato superiore in tutti i fondamentali di gioco. Quando la Repubblica Dominicana ha provato a rialzare la testa, si è scontrata contro il muro giapponese, che ha così dato inizio ad una giornata di glorie, poi conclusa dalla ginnastica artistica maschile. Proprio nel pomeriggio di ieri ci siamo recati all'arena dove abbiamo assistito alle finali di ginnastica. Ce ne parla la nostra Chiara. Ieri pomeriggio abbiamo potuto assistere alla finale di ginnastica artistica maschile. Lo stadio era letteralmente in delirio. Giapponesi vestiti secondo la propria cultura, americani con il viso dipinto come la loro bandiera, inglesi vestiti dei colori della propria nazione. Anche noi italiani, anche se in pochi, abbiamo dimostrato il nostro entusiasmo con grida esultanti. Purtroppo l'Italia non ha raggiunto il podio, infatti Pozzo e Ottavi si ritrovano alla 18ª e 22ª posizione. In questa finale, che ha lasciato tutti a bocca aperta, è il Giappone a vincere grazie alla bravura dei suoi rappresentanti. Secondo posto invece per la Germania, che ci ha regalato uno spettacolo straordinario nella sbarra. Inaspettato bronzo per gli USA a causa di una partenza fiacca, controbilanciata però da un eccezionale recupero. Vi salutiamo con questo articolo. Da Londra è tutto, dai vostri color reporter Francesca, Giovanni, Chiara, Francesco, Lorenzo e... See you tomorrow!